L'horror negli anime non fa molto effetto come fa magari nei film o libri. Basti pensare ad anime come Another, dove le morti sono così ridicole che invece di farti paura ti fanno ridere. Non penso che sia quello l'obiettivo di un horror, però, di sicuro rende l'anime memorabile. Comunque non siamo qui per parlare di Another, mi sto dilungando in merda. Cioè, in altro, come sempre. Ovviamente, però, non vuol dire che per un anime sia impossibile essere horror, spaventare queste robe qui. Infatti, esistono alcune opere che fanno veramente paura, come quella di cui parleremo oggi. Ossia, Higurashi no Naku Koro ni, oppure in italiano, Quando le cicale piangono, o in inglese, When They Cry. Sì, bello, in inglese è troppo bello il titolo. Comunque, quest'anime è composto da due stagioni. Di fatto, due serie OVA, una di 5 e l'altra di 4 episodi, fatte dallo studio Dean, queste prime 4, e due serie, chiamiamole remake, che però si è scoperto che sono sequel, fatte da Studio Passione, queste ultime due. Insomma, un casino della Madonna. L'anime è tratto dalla visual novel dello stesso nome, che sono suddivisi in capitoli che se volete trovate su Steam, creata dall'autore Seven Expansion. Salve a tutti ragazzi, io sono un otaku cazzo sul tubo e oggi siamo qui nella recensione di Higurashi no Naku Koro ni, come avrete intuito. Ho voluto fare questa introduzione magica, spooky, insomma, per creare atmosfera. E sì, oggi parleremo di Higurashi no Naku Koro ni, l'anime, l'anime. PS, dovrò fare un spoiler che se non parlo non si potrebbe parlare dell'anime perché è la gimmick fondamentale che viene rivelato, tra mille virgolette, dopo all'episodio 5, questo spoiler che farò. Prima di iniziare col video vi ricordo come sempre di lasciare like al video, condividere il video con chiunque, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi se siete interessati a novità sul mondo anime e manga. E ora mettiamo la nostra sigla! Ok, abbiamo parlato un attimino di questo anime che fa paura, tutto quanto, da dove è tratto e queste cose qui, ma voi vi starete chiedendo: Otaku, dici sta cazzo di trama, por favor! E non vi biasimo onestamente. Quindi eccovi la trama riassunta dal sottoscritto. Il villaggio in Inamisawa sembra apparentemente tranquillo, ma nasconde un oscuro segreto, ossia una serie di morti che avvengono ogni anno nel giorno dell'unica festa del villaggio, ossia il Watanagashi o festa del cotone alla deriva. Gli abitanti del villaggio chiamano questa serie di omicidi la maledizione di Ohyashiro-sama. Keiichi si trasferisce in questo villaggio e verrà coinvolto in questa maledizione. Qual è la verità dietro la serie di misteriosi omicidi? Mamma mia, che trama che ho fatto! Proprio perché ho lo script, wow! E sì, Keiichi è un ragazzo che viene da fuori dal villaggio e si trasferisce qui. Penso l'abbiate capito. E sì, trama non lo so, come può sembrare a chi è appassionato di film horror non giapponese o cose del genere, perché io l'unico horror che ho visto è questo. Perché io con horror non ho mai visto nulla perché mi cago sotto, stranamente sono con questo. Mi sono un poco cagato sotto, ma era una cagasotta, non so come si dice, bella. I miei discorsi strani sono stupendi. E direi di però di parlare dei punti forti dell'anime, ossia il mistero di questo villaggio e le scene tese che sono fatte veramente bene, fanno venire bene i brividi pure allo spettatore. Dovrebbe far vedere solo ai personaggi, no, pure agli spettatori. Mamma mia! I disegni e le animazioni nelle prime due stagioni, nelle OVA, non sono dei migliori, ma in certi punti poi sono stupendi, cose del genere. Però molto spesso sono un pochino, diciamo, goofy, come dicono in inglese, sono brutti. Però, grazie alla forte trama del mistero, abbastanza originale anche, sì, non, sì, ci si può benissimo passare sopra. Ora, il mio spoilerino che dovevo fare è praticamente che questo anime si basa su un loop nel tempo, che c'è tutto il loop, ogni volta che tutti i personaggi muoiono, diciamo, si riavvolge il tempo. E voi dite, ah vabbè, è pista cosa. No, perché non si ricordano nulla i personaggi, tristemente, quindi un pochino inutile. Però,
Però, sarà molto importante più avanti, tipo seconda stagione. Ho dovuto fare questo spoiler, ma non dico cosa che lo causa, cose del genere, quindi non è uno spoiler enorme. Quello lo scoprirete voi guardando l'anime. Se volete vederlo, ovvio, non è che vi costringo, non è che vi vengo sotto casa con una pistola. E sì, quindi si basa su questo. E potrebbe ricordarvi un po' il potere di Subaru, ma no, non è così. Questo è venuto prima di ReZero, quindi tutto a posto. E sì, è un'idea veramente interessante. Il mistero è stupendo. Cioè, è un mistero fantastico. Io non è che l'ho guardato per loro, l'ho guardato per il mistero. E poi vedere come risolvevano il mistero, mamma mia. Adesso però passiamo ai personaggi, che sono molto caratterizzati. Ognuno ha un ruolo ben definito nella storia, ovvio. E lo spettatore si affezionerà sempre di più a loro. Almeno nel mio caso. Poi voi potreste odiarli tutti, tipo cose del genere, insomma. Vi dico alcuni personaggi. Abbiamo Keiichi, che sarebbe il protagonista principale, che è un ragazzo molto fedele ai suoi ideali e che si sente molto virile. E che tiene anche molto ai suoi amici e tutte queste cose belle. E che essenzialmente viene coinvolto nella maggior parte dei loop, come gli ho detti prima. Diciamo, siamo noi, praticamente un po' lo spettatore rappresenta Keiichi perché viene al di fuori di tutte queste vicende, non sa nulla di questo villaggio, cioè e deve scoprire questo mistero praticamente. E sì, diciamo che rappresenta un po' lo spettatore sotto questo punto di vista, quindi è un personaggio, diciamo, piuttosto importante. Poi abbiamo Rena, che a prima vista può sembrare un personaggio molto felice, di quelli aha, happy, sono felicissima sempre ogni 2 secondi, ed è anche carina di design, tra l'altro, che però molto spesso tira fuori un carattere, diciamo, oscuro, sinistro, molto 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 oscuro, maturo, non so come dirlo. E questo è dovuto al fatto che lei ha già provato sulla propria pelle la maledizione di Ohyashiro-sama, che in realtà non è una maledizione, come ho spiegato prima, però diciamo che ha avuto un passato piuttosto problematico, ecco, non dico altro per evitare spoiler. Signore, molto inquietante comunque, una personalità oscura. Poi troviamo anche un altro personaggio, altri personaggi, troviamo Mion, che anche lei, un po' come Rena, sembra molto felice, ma a differenza di Rena, è poco femminile, come fanno notare molto spesso nell'anime. Però è il successore del capofamiglia della famiglia di Sonosaki, che è una famiglia molto importante, di cui non dirò nulla, perché se no entriamo in territorio di spoiler e non voglio rovinarvi nulla per voi. Però la famiglia Sonosaki è molto importante nel corso della storia. Nel video che ho messo qui mentre parlavo si vede anche la sua gemella, ossia Shion, che a differenza di Mion non è il successore della famiglia Sonosaki, ma diciamo che odia la famiglia Sonosaki per un motivo che non vi andrò a spoilerare, anche se forse l'ha già fatto il video, ma a dettaglio. Per due personaggi vi metterò semplicemente l'immagine del personaggio, perché gli unici video che ho trovato con quei personaggi spoilerano tipo tutto e quindi meglio evitare. Poi troviamo Rika, che è una bambina che a prima vista di solo per il fattore di carineria, però sembra che è morto il caricatore del PC. A parte quello, sembra che sappia qualcosa, ma non vi rivelerò oltre. Poi c'è anche Satoko, che è un personaggio che fa parte della famiglia degli Hojo, che anche lì è una famiglia molto importante nel corso della storia, così come la famiglia di Rika, la famiglia dei Furure. Molto importante per la storia, che diciamo che non dirò altro, non dirò altro, una bambina con i capelli biondi che fa trappole, tipo, cioè, crea trappole, non, sì, e basta, non dico altro perché ci sarebbe un suo arco narrativo che non voglio spoilerare. Se mi dilungasse tutti i personaggi ci vorrebbe un pochino troppo, quindi sì. Poi l'anime, cioè le musiche. Sono stupende, ovviamente sono adatte ai momenti, anzi nei momenti di tensione, come li chiamo io, non c'è praticamente musica molto spesso, quella è una trovata geniale. E poi opening ed ending sono veramente stupende, bellissime, non tutte le ending sono bellissime, però le opening sono quasi tutte bellissime, a parte la quarta opening, quella dell'OVA Kira dovrebbe essere.
quella non è che mi fa impazzire, però le altre sono veramente belle, che se il copyright YouTube non vuole ammazzarmi, dovreste starle sentendo, dovreste starle sentendo proprio adesso in sottofondo. In definitiva, Higurashi è un anime molto consigliato se cercate un horror fatto bene, o in generale una serie sul mistero, con ottimi momenti di tensione e una storia molto intrigante, essenzialmente. Quindi nulla, questa era una piccola recensione di Higurashi no Nakukoroni. Spero vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate di questo anime, se vi interessa o meno. E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!